Benvenuti nel nostro canale dell'azienda agricola Venciu. Oggi facciamo un lavoro un po' particolare. Andiamo a concimare in modo organico i nostri vigneti, per cui andremo a caricare con la pala il letame sullo span di letame e poi ci dirigeremo nei nostri vigneti dove le butteremo fuori appunto il letame per concimare i vigneti. Ecco, allora questo attrezzo come funziona? Una volta attaccato il trattore, la presa di forza, c'è una catena fatta da delle maglie laterali e delle stanghe trasversali che azionandosi appunto porta verso l'esterno, verso la fine diciamo dell'attrezzo, il letame. E questa catena si può andare a regolare diciamo la velocità di avanzamento in base a quanta che necessità si ha insomma di spargere il letame nel campo. E poi ci sono appunto questi rulli dentati che sono di fatto dei convogliatori che girando in questo modo fanno sì che vanno ad attaccare il letame e portarlo verso l'esterno, quindi portarlo nel campo in modo tale da spargere. Quindi la catena fa avanzare il letame e questi convogliatori lo sparano fuori. E poi abbiamo una protezione superiore che si può attivare attraverso un distributore idraulico, quindi è mosso dall'operatore in cabina attraverso un movimento idraulico e fa sì che si può alzare nel momento in cui si va a caricare il materiale, poi lo si abbassa durante l'esercizio in modo tale che eventuali detriti o cose non vanno a creare danni o appunto pericoli per l'operatore, per il trattore e quant'altro. Come ogni attrezzatura agricola che ha degli ingrassatori, quindi dei cuscinetti, dobbiamo andare a ingrassare prima delle operazioni. Quindi con l'ingrassatrice andiamo a buttare il grasso in modo tale che siano ben lubrificati e non ci siano rischi di usura. Come abbiamo fatto di fatto con il video del trincia, che vi lasciamo il link qui in alto. Ecco, in questo caso abbiamo un paio di ingrassatori qua in alto, poi ce ne sono un paio più in basso, un po' più nascosti. Sempre quando si va a comprare anche un attrezzo nuovo, magari si chiede al venditore, oppure si legge bene l'uso, il libretto di uso manutenzioni, perché sicuramente lì ci sono scritte tutte le nozioni diciamo relative anche a questo discorso, quindi ingrassare ogni quanto i cuscinetti, per magari alcuni vanno ingrassati spesso, altri un po' meno, e in modo tale da allungare un po' la vita alle attrezzature. Ecco, in questo caso ingrassiamo in questo modo. We'll be right back.
Noi quest'anno, ovviamente avete visto, abbiamo fatto la lettamazione, non la facciamo tutti gli anni. In questo caso abbiamo distribuito letame di bovino, appunto di un'azienda qua della zona. È un letame maturo, quindi vuol dire che non è fresco, ma è stato lasciato a riposare per qualche mese. E adesso appunto è venuto il momento di distribuirlo, in modo tale che l'azoto e le sostanze organiche riescano a essere assimilate dalle viti. E per aiutare sia la distribuzione ma soprattutto anche l'assimilazione, quei due rotori che girano fanno sì che oltre alla distribuzione fanno sminuzzare appunto il letame, in modo tale che quando fuoriesce è tutto bello sminuzzato, e questo fa sì che dopo viene assorbito meglio dal terreno stesso. E in questo caso noi abbiamo usato uno spandi che distribuisce il letame su tutta l'interfila. Ci sono altri invece modelli che invece hanno un cerchio che butta poi fuori il letame non all'interno del filare, ma sotto proprio la fila. In quel caso crea proprio un cordone di letame sulla fila sotto, e fa un po' da pacciamatura e viene distribuito quindi in modo più localizzato. Ci sono i pro e i contro in ogni situazione, in ogni scelta. Noi abbiamo questo attrezzo e lo usiamo, e di fatto ci troviamo bene, insomma. Ecco, allora abbiamo spanto il letame nei nostri vigneti, e quindi per quest'anno la concimazione organica l'abbiamo conclusa. Speriamo che appunto il materiale organico adesso lavori, si depositi nel terreno e le vigne possano piano piano assimilarlo, insieme a quello che abbiamo già buttato fuori nel periodo autunnale-invernale, insomma. E niente, ci vediamo nel prossimo video, che parlerà del diserbo meccanico in vigna, e alla prossima puntata.